Buongiorno, buon sabato, buona domenica a tutti, buon sabato, buon lunedì, buongiorno a tutti quelli che vedranno il video. Allora, come ben sapete, alcuni giorni fa ho fatto una presentazione di un unboxing di un drone, ovvero questo qui, l'Empty Dome Smart, vabbè. Drone comprato su Temu, avevo pagato intorno ai 45 euro, una cosa del genere, meno di 50 euro. Valore commerciale loro dichiarano intorno ai 100, addirittura. Ma potrebbe anche essere, comunque che vale più o meno quella cifra lì. E niente, lo sto usando da un paio di... l'ho usato ieri la prima volta e vabbè, praticamente vi posso dire che non è facile da utilizzare. È meglio utilizzarlo in campo aperto per iniziare, perché comunque perdere il controllo è un attimo. E come autonomia più o meno a quella dichiarata, più o meno che più, stiamo intorno ai 10 minuti, 12, non più di quella, loro dicono 18 minuti, ma molto meno. Le funzioni praticamente che dichiarano c'erano tutte, GPS, telecamera, c'erano diverse funzioni che comunque bisogna un attimino prenderci la mano, anche perché io comunque non ho mai usato i droni, ecco, dico la verità. Il primo che uso, il primo che compro, eccetera. Può essere utilizzato sia col cellulare che con il cellulare per telecomando. Sinceramente preferisco usare entrambi, cioè avere il cellulare collegato che vedi cosa fa la telecamera, ma i comandi averli tutti fisici. Anche perché comunque di giorno, con la luce del sole, il monitor del telefono non vedi niente praticamente. Ho un iPhone che non va male, però con la luce del, se sei in mezzo a un campo, sostanzialmente non vedi niente cosa c'è sullo schermo e vai a vista praticamente. Adesso in questo video poi vi aggiungo altri video proprio di ripresa del drone con alcune foto. Vi dico già che sono grezze, cioè, sono le prime riprese che faccio, quindi non è che non sono né un esperto né niente, sono prove che faccio per appunto valutare la bontà del prodotto. E devo dire che comunque come riprese, come immagini, come foto è buono, è valido. Prende molto bene, niente da dire. Pensavo, io non pensavo prendesse bene così. Un consiglio a chi vuole usare un drone, che non ha mai usato, non è un giocattolo, e comunque bisogna prendersi la mano, fare tante tante prove e poi ci si prende la, insomma, bisogna prendere confidenza. E le cadute del drone sono all'ordine del giorno, praticamente mi è già caduto diverse volte, anche perché comunque tu regoli il GPS, lui ha una precisione di un paio di metri più o meno. E quando lo fai atterrare in automatico, atterra lì intorno da dove è partito. Quindi se c'è una basetta, un conto è essere in una piazza libera con l'asfalto. Se sei in un campo, ovviamente terra, nelle vicinanze di dove ti trovi. Altro da dire, niente, un prodotto comunque valido. Temu questa volta qua mi ha dato un prodotto comunque valido rispetto alle caratteristiche che ti dicono. Poi adesso la batteria può durare un po' di più, un po' meno, poi lì sono valori ottimistici. Comprino delle macchine elettriche, ti dico che fanno 500 km, poi ne fanno la metà, cioè per dire, quello è ancora l'ultimo dei problemi. Però questo qui devo dire che tutto sommato come prodottino, per quello che costa, non è malvagio. Ma anche come costruzione non è brutto, eh. Cioè, lo vedete così, adesso le lichine hanno preso dei colpi, eccetera, a parte c'è quello di ricambio, le posso cambiare. Ma finché vola con queste qua, ci tengo queste. È anche robusto, perché comunque, insomma, ieri ad esempio l'ho provato in casa, al primo affare ho fatto un movimento un po' strano, ha toccato il lampadario, è caduto. Prima botta che ha preso quella lì. Però non è successo niente, non si è rotto niente. Ma è anche molto leggero, prendiamoci. Poi l'ho provato fuori, mi è sfuggito, e io ho capito che non è facile. Ho fatto atterrare un po' qui, atterrato d'emergenza in mezzo alla strada, una strada vicino da me.
non passava nessuna macchina, niente. Poi l'ho riprovato in cortile, alla fine l'ho fatto atterrare sul tetto, un tetto vicino, non tanto alto, poi sono andato a prenderlo con la scala. Perché è rimasto lì, non c'era più verso tirarlo in qua, e l'unico sistema del tuo fece atterrare lì. Atterrato sulle tegole, è rimasto inclinato, ma non so se niente, comunque atterrato lì. Sono un prodotto che comunque, appunto, ripeto, non è proprio un giocattolo, e se uno deve usarlo, deve usarlo, insomma, deve starci attento, perché puoi creare dei danni, eh. A parte perderlo e romperlo, che sarebbe ancora almeno, più che altro per fare dei danni, perché effettivamente può andare così. Per il resto, niente, vedete i filmati allegati a questo, e vi rendete conto del tipo di prodotto che è. Bon. Se uno vuole comprarlo, va su Temu, lo trova. Cioè, esiste, è fatto così. Il costo è intorno ai 50 euro scontato. E può servire da fare delle riprese a livello anche amatoriale. Non prende male, come ho detto. Si sente anche abbastanza bene l'audio, anche se poi nel video che vedrete a un certo punto non sente più l'audio, non ho capito il motivo, o sono io che ho schiacciato qualche pulsante inavvertitamente e ho zerato l'audio. Comunque, per quanto nel momento in cui si sente a parlare, si sente anche bene, oltretutto, è sensibile, eccetera. E basta. La risoluzione, come ho detto, è ottima dalla telecamera, insomma, per il prodotto che è si vede bene. Poi sicuramente ci saranno dei prodotti migliori, logico, però questo qui a quel prezzo lì, preso, arrivato a casa nel giro di una settimana e tutto, non è un brutto acquisto. Ecco, tutto lì. Quindi alla prossima e ciao a tutti. L'aria. Questa è una prova del drone, dunque mi sto autoriprendendo col drone.
niente, adesso stiamo facendo tutte le prove, non è facilissimo da utilizzare. Così, così lo giro sul rotondo, così torno indietro, poi così abbasso la telecamera e potete vedere la basetta dove parto con la cassetta. Poi l'atterraggio non so se lo fa, non lo fa proprio esattamente lì, comunque poi adesso si tira l'aria, praticamente così un po' più in alto. Vi potete vedere così, forse la voce non la sentite, ma comunque sarà a 5-6 metri d'altezza, più o meno. Lo alzo ancora un po'.